tradito dalla tecnologia. L'audio della videoconferenza online si apre all'improvviso e una telefonata che doveva essere riservata diventa di dominio pubblico. L'ascoltano tutti i consiglieri comunali e anche coloro che stanno seguendo via streaming il consiglio. È successo a Como ieri sera, durante l'ennesimo consiglio comunale a distanza. Protagonista del curioso fuori onda, il consigliere di Forza Italia Davide Gervasoni, che nel mezzo della seduta ha aperto il microfono inconsapevolmente e ha telefonato a un certo Enrico, con ogni probabilità il capogruppo forzista, ce n'è tempo, per chiedergli se Butti avesse intenzione di far cadere niente meno che il sindaco Landriscina. Enrico, no, stavo facendo un ragionamento, ma non è che Butti, e secondo me ci sta come ragionamento, l'audio. Si voglia smarcare, voglia veramente far cadere Landriscina. I consiglieri e il presidente del consiglio si accorgono della gaffe, provano ad avvisare Gervasoni, che continua imperterrito nella sua telefonata. Ma sì, che lo porti a casa. Consigliere Gervasoni? Ma sì, beh, vabbè, tanto vinci le prossime elezioni, perché le prossime, secondo me, le vinci. Ti smacchi. Anna, chiudilo tu, non riesco a chiuderlo, consigliere Gervasoni. In pochi secondi si chiude l'equivoco e oggi, il giorno successivo, Gervasoni, che si definisce persona riservata, commenta l'episodio con un sorriso. Non capisco come sia accaduto, io non ho acceso per sbaglio il microfono. Per fortuna, sdrammatizza il consigliere, non ho usato parole pesanti. Era una semplice chiacchierata politica. Una gaffe organizzata ad arte per lanciare forse un messaggio agli alleati? Ma che? Replica Gervasoni. Giuro che non me ne sono accorto. Non vedo l'ora che si torni ai consigli comunali in presenza.